Di tanto in tanto accade, per opera dell'amore o della grazia, che uno che viene accusato nella propria fede o in altro, mentre è riempito di grazia, rimanga dello stesso identico animo in gioia e dolore. Accade anche, per contro, che un santo giunga al punto di non poter essere separato da Dio da niente, in modo tale che pur avendo il cuore straziato, mentre l'uomo non è nella grazia, il volere tuttavia persevere semplicemente in Dio, ed egli dica: Signore, io sono tuo e tu sei mio. Quindi talvolta accade che anche nello strazio più grande qualcuno riesca a sentirsi comunque in Dio, nella dimensione della grazia, nella dimensione della beatitudine o dell'illuminazione. Ma non è che giungere al fondo dell'anima automaticamente ci preservi dai dolori, anzi, più no che sì, sono più rari questi momenti di totale identificazione, ma il fondo dell'anima non è questo essere al riparo, non è questo essere fuori dalla condizione mortale della gioia e del dolore. Anche qui potremmo dire significa che si vive diversamente l'esperienza del dolore e che si vive diversamente anche l'esperienza della gioia, senza più quell'attaccamento, senza più quella idolatria. E c'è idolatria in un senso o nell'altro, c'è idolatria come attaccamento in positivo al principio sommo del bene, alla gioia, al piacere, e c'è idolatria in senso negativo, cioè come assoluta volontà di evitare qualunque tipo di contaminazione con il dolore, con il male, con la sofferenza. Invece significa rendersi aperti e disponibili a lasciarsi attraversare da tutto quello che è vita, da tutto quello che accade, sapendo che non sempre tutto quello che accade è effettivamente gioioso o piacevole. Dice ora Cristo, e qui torna ancora una volta sulla dimensione del passo evangelico di Marta e Maria. Tu ti affliggi per molte preoccupazioni. Marta era così essenziale che la sua attività non la ostacolava. Le sue opere e il suo agire la conducevano alla eterna beatitudine. Aveva certo qualche mediazione, ma una nobile natura, una costante applicazione e la virtù, come prima abbiamo indicato, molto aiutano. Ecco qui che fa allora uscire un'altra interpretazione, quella della identificazione di Marta e di Maria, che in ultima istanza potremmo dire coincide con la sua lettura più intima. Anche Maria era stata Marta prima di diventare Maria. Infatti, quando sedeva ai piedi di nostro Signore, non era Maria, lo era certo secondo il nome, ma non secondo il suo essere. Allora sedeva nella gioia e in dolce sentimento ed era nella scuola e imparava a vivere. Marta invece era allora compiuta nella sua essenza. Perciò disse: Signore, falla alzare, come se avesse voluto dire: Signore, io vorrei che non sedesse nella gioia, vorrei che imparasse a vivere per avere la vita in modo essenziale. Comandale di alzarsi perché divenga perfetta. Ella non si chiamava Maria quando sedeva ai piedi di Cristo. Questo piuttosto io chiamo Maria, un corpo ben esercitato, obbediente a una saggia anima. Quindi qua spariglia di nuovo le carte e mostra come una specie di gioco di circolazione continua tra Maria e Marta, quelli che sono gli stadi di vita di una persona. E anche qui stadi di vita non proiettati verso un telos, verso un fine, verso uno scopo, ma continui esempi di come la circolazione del respiro accade, si dà. Ora Marta, ora Maria. Maria prima era Marta, ma anche Marta prima era Maria. Dal punto di vista della contemplazione, se siamo Maria, se siamo nella contemplazione, prima eravamo solo nell'azione. Dal punto di vista solo dell'azione, cioè di Marta come personaggio attivo, distinto da Maria, siamo nell'azione ma non siamo nella contemplazione. Quando invece riusciamo a entrare in questa circuitazione e a sentirle come dimensioni integrali e integranti l'una con l'altra, allora siamo Marta e Maria nello stesso tempo.
o siamo semplicemente noi stessi, senza più bisogno di essere né Marta né Maria, ma siamo presso con la vita eterna, con la beatitudine. Quando qui Eckhart fa dire a Marta: io vorrei che Maria non sedesse nella gioia, vorrei che imparasse a vivere, è come se in linguaggio di Dogen dicessimo: non dobbiamo pensare di essere solo nella vita o di far sì o di sperare che Buddha ci aiuti a uscire da questa vita per vivere solo nella gioia, ma dobbiamo cogliere l'intima dimensione della buddhità e di shogi e di vita morte. Questo è imparare a vivere per avere la vita in modo essenziale. Non sedersi nella gioia e basta. Questo è ancora troppo poco per Eckhart. A noi sembra il massimo, sembra il fine a cui tendere, essere sempre nella gioia. E Eckhart e Dogen ci dicono: non è questa la vera illuminazione, non è questa la vera vita beata. La vera vita è rinunciare allo scopo che è la gioia assoluta e vivere la vita così com'è. Noi crediamo che il massimo sia la resurrezione al terzo giorno, e invece quella è una conseguenza del vero apice, che è dire perdonali per quello che fanno e morire in croce. O dire: se puoi, fai passare questo calice, però sia fatta la tua volontà. Quello è il culmine, quello è incontrare vita e morte. Se si incontra quello, allora possiamo dire c'è la resurrezione, non c'è un prima e un poi. Noi siamo sempre anche qui condizionati dal tempo cronos. C'è un prima, c'è la causa e c'è un poi. C'è uno studio e poi c'è il bel voto nel compito in classe. E invece queste cose forse sono fuori dal tempo, sono contemporanee. Nel momento in cui io dico sia fatta non la mia ma la tua volontà, in quel momento c'è la resurrezione. Possiamo dire, non c'è neanche io risorgo, ma c'è la resurrezione. Come quando in giapponese non si dice necessariamente, si può anche dire, ma non bisogna per forza dire io ti amo, ma si dice ski des, c'è amore. E poi che sia io ad amare te, al limite tu se vuoi lo capisci, ma quello che accade è un sentimento di cui io sono parte. Quello che accade è la resurrezione di cui io sono parte. Sono io che possiedo qualcosa. Quello che accade non è appunto l'illuminazione che mi fa uscire dalla sofferenza, ma c'è un entrare totalmente dentro questo vivere e morire che è quello che fa trasformare il rapporto appunto tra la bella e la bestia di cui parla Novalis. Sì. Ma forse può sembrare una domanda banale, ma quando si dice riferimento alla tua volontà, fino a che punto noi inconsciamente, perché il mio problema è anche l'aspetto inconscio, su cui negli anni passati ho lavorato molto anche con uno psicanalista per diversi anni, quindi è una cosa che c'è molto, soprattutto dopo la laurea, molto vissuto, cioè molto lavoro numerico. Come si fa a capire qual è il nostro limite di volontà? Cioè, in rimettersi alla volontà? Ma non saprei, io direi che non lo possiamo sapere e che dobbiamo accettare anche questo. Che non possiamo mai sapere fino a dove siamo mossi davvero da una grazia che ci spinge o da un senso di gratuità e dove invece iniziamo a essere mossi da una volontà anche di ottenimento di qualcosa o di gratificazione. Come quando aiutiamo qualcuno, facciamo anche il gesto più piccolo, disinteressato. Vediamo che qualcuno perde un portafoglio per strada e lo diamo.
quanto c'è di disinteresse, gratuità e spontaneità e quanto c'è invece un senso dell'io che dice beh adesso però questo mi sarà grato oppure questo mi avrà meritato un pochino di paradiso perché è un piccolo... Il vostro onore, io faccio questo, mi oppongo. Nel senso che forse nel momento che fai il gesto non lo sai, però c'è un modo di ascoltarsi per cui lo sai. No, cioè dire che non possiamo saperlo, secondo me è proprio non è vero, cioè secondo me è proprio quasi ci toglie il fatto che invece c'è un livello di autenticità che possiamo raggiungere, anzi che è quasi la nostra responsabilità di raggiungere, cioè è proprio una, non so, no, a mio avviso, no, ma dobbiamo riconoscerci questa potenza, questa responsabilità di non dico in quel momento che tu raccogli tutta folla, ma se poi ti ascolti lo sai. Cioè la tua verità la conosci, cioè è qualcosa che anzi dobbiamo cercare di conoscere, di pulire, già, no, secondo me si può, no anzi si deve, non solo si può. Volevo dire, secondo me forse c'è un momento, è quello del gesto immediato, mi ricordo anni fa un episodio di cronaca, molto colpito, no? Di un bambino che stava rischiando di finire sotto un carico sospeso. Quello che era successo a Milano, dove c'era un uomo, un signore, che tra l'altro non c'entrava nulla con questo bambino. A Sesto San Giovanni è venuto. Ed era arrivato su della Sicilia da alcuni giorni. È rimasto sotto il carico morto. Ecco, questo secondo me è un gesto autentico che per una volta. Questa è una cosa proprio istintiva, non è che stai ragionando. Non so se avete un'idea. È un, tra l'altro c'è un passo molto noto di Mencio, di uno dei classici confuciani cinesi, in cui si dibatte sulla natura umana per provare a rispondere se la dimensione originaria è buona o è cattiva, e Mencio fa proprio un esempio del genere. Chiunque di fronte a un bambino che cade in un pozzo, anche l'assassino più brutale, ha comunque un moto che lo porterebbe ad aiutarlo. Poi dopo viene un altro confuciano e dice no, non è così, è la nostra cultura che invece ci instilla un certo tipo di comportamenti, ma anche quando non crediamo c'è sempre un interesse, anche il disinteresse è una forma di interesse perché comunque tu sai che è migliore il disinteresse. È chiaro che questo tipo di cavilli razionali possono essere capziosi e anch'io sono, come dire, mi piace l'idea che si possa pensare di fare chiarezza dentro di sé, di avere una consapevolezza. Solo per sé. Però direi è giusto ed è importante questo esercizio di chiarificazione interno. Ma direi anche quando non ce la facciamo, accettiamo questo non farcela e accogliamo che talvolta, credo che capiti più o meno a tutti, talvolta facciamo delle cose buone che hanno però un retroterra, un sottofondo comunque di interessamento, ma anche il migliore interessamento, che è quello del genitore, che della madre che allatta il bambino e che però umanamente vuole che poi il bambino le sorrida, vuole che il bambino in qualche modo si senta parte, c'è una forma anche di autogratificazione nell'allattamento, oppure per il padre che lavora, fa fatica, però poi permette ad una famiglia di costituirsi. Quello che volevo dire è, anche quando non lo sappiamo, anche quando magari c'è una dimensione che non siamo totalmente in grado di sceverare, di dividere l'interessamento, l'interesse dal disinteresse, cerchiamo di disporci in una sorta di esercizio che appunto ci permette, quando capita quella situazione in cui non possiamo pensare, di essere naturalmente disposti a fare qualcosa. E non è più qualcosa di razionale. Non è che io ogni volta penso, giustamente questa cosa dell'immediatezza, no? Adesso vediamo se è giusto fare del bene, aiutare oppure no. No, diventa una specie anche qui di respirazione naturale del nostro essere, e talvolta sicuramente sarà anche dettata da una serie di circostanze che non dipendono da noi.